Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Siamo tornati, non è vero, non siamo tornati perché è una nuovissima tipologia di video, ovvero le FAQ, questa volta al tema Pokémon Go. Perché FAQ Pokémon Go? Perché mi è nata un'idea così dal nulla e ho visto tantissimi riscontri positivi, cioè ho postato un'immagine su Instagram, ho scritto FAQ Pokémon Go, la state vedendo ora a destra o a sinistra. Non so dove, ho ricevuto 180 vostre domande e di queste ne ho scelte solamente 7 perché sennò il video diventava un abisso, troppo lungo. Vi ricordo solamente di lasciare un like per supportare questa serie. Se volete farmi altre domande interessanti, non fatele qui sotto, perché qui sotto andremo a discutere sugli argomenti che tratteremo in questo video. Seguitemi su Instagram, che quando posterò un'altra immagine del genere, magari la prossima, non lo so, sarà su Clash of Clans, andate a commentare quella foto. In questo modo è molto più veloce, molto più dinamico e riesco a prendere tutte quante le domande. Ma io direi di partire subito, rompiamo subito il ghiaccio con Sam Junior, lo saluto e mi chiede: secondo te conviene giocare a questo gioco rischiando la vita anche quando meno te l'aspetti? PS, mi saluti già, ti ho salutato, ciao Sam, lo rifaccio. Allora, rischiare la vita è un parolone, lo sappiamo tutti che Pokémon Go comunque è un gioco rischioso, è davvero rischioso, perché se non si sta attenti a quello che ci circonda possiamo davvero farci male, sia per noi stessi sia per gli altri, perché se giochiamo con il telefono spaccato qui in fronte, guardiamo solamente questo e non guardiamo che cosa ci circonda, possiamo fare dei danni incredibili, soprattutto se siamo alla guida di un qualsiasi cosa, perché può succedere anche in bicicletta. Se state schiudendo le uova o catturando un Pokémon, prendete una buca, un paletto, vi schiantate. Lo stesso in macchina, i danni sono esponenziali. Non si gioca, ragazzi, a Pokémon Go in macchina, ma siete pazzi? O in motorino, qualsiasi cosa sia, perché siamo un pericolo pubblico a tutti gli effetti, e se fate un incidente ci facciamo davvero male. Ma non solo riguarda chi sta alla guida, chi utilizza un mezzo, ma anche se siamo in giro, se stiamo camminando, perché giocare a Pokémon Go con il telefono spaccato in faccia, magari se andiamo poi ad attraversare la strada non guardiamo le macchine che passano, ci prendono sotto, ci fanno diventare una striscia pedonale bianca e penso che non sia una bella cosa. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo divertirci, ma non dobbiamo fare catastrofi. Sberna Marco mi chiede: ciao Sberna Marco, perché non fai un video di Pokémon Go con Franci? Allora, Franci non gioca a Pokémon Go, non ci vuole giocare, e vi invito a scrivere qui sotto un hashtag, non lo so, Franci su Pokémon Go, è fondamentale per spingerla a giocare. Non ha il tempo, non è che non gli piacciono i Pokémon, anzi probabilmente ci ha pure giocato da piccola, però non ha il tempo per giocarci. Pokémon Go è un gioco che richiede moltissimo tempo, come Clash of Clans. Non ha il tempo perché anche lei lavora come me, e trovare del tempo libero per andare a farmare in giro è difficile. Vorrei portarla sul canale in un video, probabilmente ce la porterò, perché comunque ho visto che gli piace giocare, cioè ogni tanto mi prende il telefono, fa delle catture, mi fa scappare Pokémon perché non li cattura, e quindi io mi incazzo. È anche difficile farci uscire del tempo libero per andare a camminare e trovare qualcosa di interessante su cui faccio un video. Per ora abbiamo Tortello, teniamoci Tortello che ci fa morire dalle risate. Tez Schelli, terza domanda, mi chiede: da piccolo a quali Pokémon hai giocato e il tuo Pokémon preferito? Bella Craxone con il braccio incordato, fa vedere il bicipite. Allora, i Pokémon che ho giocato da piccolo, tutti, praticamente tutti, e li potete vedere qua perché ho aggiornato qua dietro il mio armadio. Ragazzi, ora qui sto zoomando, come vedete ho Pokémon giallo, Pokémon blu, Pokémon argento, Pokémon rosso fuoco, Pokémon smeraldo eclissato dietro, non li tiro fuori perché sennò è il caos, Pokémon rubino, zaffiro, perla, dentro a perla c'è diamante, dietro a perla c'è Pokémon Ranger 1 e 2 per il Nintendo DS. Li ho giocati tutti. Per quale motivo? Perché io ho un fratello più grande di 5 anni, e questa è la prima volta che lo dico, mi sembra di sì. Di conseguenza, essendo un fan anche lui di Pokémon, si comprò le prime versioni di Pokémon, ovvero Pokémon blu e Pokémon giallo. Come ha fatto a comprarsi Pokémon blu piuttosto che Pokémon rosso non lo so, e io essendo il più piccolino, cioè il fratello minore, come non potevo giocarci, come non potevo. Quando è un fratello maggiore che gioca ad un qualcosa di figo, ovviamente rose che ci giochi pure te. Gli rubavo il Game Boy, il bellissimo Game Boy Color, e ci giocavo pure io. Quindi mi sono giocato Pokémon blu, mi sono giocato Pokémon giallo, per poi passare a Pokémon argento, ed infine è arrivata la mia era. I miei primi Pokémon devastanti, in cui proprio mi ci sono buttato di pesce, non lo so, di schiena, in tutti i modi, a bomba,
bomba è stato Pokémon Rubino, poi dopo Pokémon Zaffiro perché l'ho preso dopo, ma soprattutto Pokémon Smeraldo. Madonna ragazzi, ho completato lì il Pokédex catturando tutti i Pokémon e facendo evolverli, scambiandoli e poi arrivare a tutto il Pokédex completo. È stata un'infanzia fantastica tra Pokémon e Yu-Gi-Oh! Perché anche sulle Yu-Gi-Oh! Ragazzi, se fanno uno Yu-Gi-Oh! Go sono il primo a giocarci. E oltre alle cassette dei Pokémon, giochi Pokémon, avevo anche le carte. Però non sono stato mai competitivo lì. Per quanto riguarda il card gaming, giocavo a Yu-Gi-Oh! Il Pokémon preferito, sempre per rimanere nella terza generazione, è Kyogre. Ragazzi, Kyogre, che pesciolozzo infinito. Con puro gelo, mi ricordo, utilizzando puro gelo, veramente l'avversario si congelava, cioè il mio nemico, quello che stavo sfidando, si congelava, perché se andava a segno salutavamo il Pokémon con un colpo. Era il terrore, vedevi l'avversario che tremava sul Game Boy. Cidescenzo mi dice: cosa ne pensi le persone che dicono che Pokémon Go sia un gioco ignorante e stupido? Mi saluti, ciao Cenzo, grazie per la domanda. E penso che siano limitate di cervello, perché che cosa c'è di male nel vedere dei ragazzi che escono un pomeriggio insieme e vanno a cercare Pokémon? Non lo so, può essere una cosa infantile, però magari sono le stesse persone che poi vanno in giro con le cuffiette, quelli che criticano, vanno in giro con le cuffiette swag e stanno tutto il tempo ad aggiornare Facebook, a guardare, non lo so, le foto di Instagram e spammare like, stanno tutto il tempo a messaggiare su Instagram. Non è la stessa cosa? È la stessa identica cosa? Anzi, forse ancora peggio, perché scrivendo messaggi su WhatsApp non si calcola chi ti sta intorno. Invece su Pokémon Go vedi gente che urla, che ha trovato, non lo so, in giro un Charizard, tutti addosso lo caricano. È giusto che ci siano critiche buone e critiche negative sul gioco, è giusto che ci siano critiche anche sulle persone, ma ci deve essere un equilibrio, soprattutto critiche costruttive. Non puoi sparare a zero su un gioco perché adesso va di moda ovviamente fare l'hater. No, no. Andre Zanardo mi chiede: tre pregi e tre difetti di Pokémon Go. Salutami nel prossimo video. Ciao Andre, grazie per la domanda. Allora, partiamo con i pregi. Ovviamente è il primo gioco di tendenza, perché ce n'erano già altri. Un gioco non sedentario, che ti spinge ad andare in giro, ti spinge a girare per la città alla ricerca dei Pokémon. Altro pregio, la socialità, cioè ti permette di conoscere tantissime nuove persone del tuo team, che crea anche delle rivalità con persone di altri team, però è sempre rivalità nel gioco. È carina come cosa. Terzo pregio, possiamo metterci la possibilità di scoprire nuovi posti, perché io con i Pokéstop, leggendo i Pokéstop, ho scoperto cose che non sapevo della mia città, vivendoci da quando sono piccolo. Quindi può essere un pregio pure questo, magari andare a visitare un'altra città e cercare delle descrizioni dei monumenti tramite Pokémon Go. Incredibile. Tre difetti: molto velocemente non ci sono V-Passi, quindi è diventato culo. Altro difetto, le battaglie. Ma come si fa a creare un sistema in quel modo? Inesistente. Ed infine, non ha una chat interna, né la possibilità di creare dei gruppi farming. Sarebbe bellissimo, tipo fare un gruppetto, andare a farmare e condividere l'esperienza. Potrebbe essere un'ottima idea. Leonardo Scaparra mi chiede: fuck Pokémon Go, ciao grazie, ciao Leonardo, cosa ne pensi le persone che usano i cheat per questo gioco? Mettiamo le mani avanti, partiamo dal presupposto che utilizzare i cheat, i trucchi, è sbagliato in qualsiasi gioco, perché si va contro le regole del gioco, contro il normale svolgimento, e di conseguenza è sbagliato. Però su Pokémon Go secondo me non è del tutto sbagliato, perché tralasciando i difetti che ho detto prima, Pokémon Go non mette allo stesso livello tutti i giocatori, e questo è chiarissimo. Un ragazzo che abita a Cegalocco, che è una località qui in periferia di Terni, o a Battiferro, non lo so, oppure in campagna, ma quanti Pokéstop ci sono in quelle località? Due? Possibile che quel ragazzo ogni sera deve venire a Terni, che ce ne sono comunque 20, non è che ce ne sono tanti, per trovare Pokémon interessanti? Poi ragazzi, ci sono tutti Weedle e Caterpie, secondo me non è possibile, cioè non è giusto nei confronti di un ragazzo che abita a Roma, che abita a Milano, che ha la possibilità di girarsi 100.000 Pokéstop. Questa cosa è studiata male, può portare un ragazzo che abita in periferia ad utilizzare i trucchi, e non mi sento di dargli una colpa in questi casi. Sto parlando, ragazzi, del fake GPS. Il fake GPS come trucco, non i bot. I bot, ragazzi, è sbagliatissimo, cioè non è più un gioco. Si formano degli account a livello 30 in due giorni, che gioco è? Non è più Pokémon Go. Però il fake GPS ci permette di volare in un'altra zona, potrebbe essere una buona cosa per chi non ha la possibilità di trovare Pokéstop e Pokémon.
non buoni nella sua città. Ripeto, è sbagliato, è comunque sbagliato, però secondo me non è sbagliato al 100%. Referendum calcistico mi chiede: secondo me Pokémon Go è una moda, come Clash Royale del resto, quanto pensi possa durare ancora? Salutami su un grande, ciao referendum, grazie per la domanda. Allora, Pokémon Go è sicuramente una moda, perché è di tendenza, però ha rispolverato tutti quanti i nostalgici, quindi gli dobbiamo dare atto, cioè gli diamo un grandissimo merito. Secondo me, se non implementeranno a breve nuove modalità all'interno del gioco, probabilmente Pokémon Go finirà al 100% a ottobre, novembre, quando rinizieranno le scuole. Iniziano a settembre, però comunque il tempo è bello. Una volta entrati proprio in sessione scolastica, di sicuro pochissime persone continueranno a giocare a Pokémon Go, molto semplicemente perché il tempo fa schifo e non c'è più tempo per andare a farmare in giro. Potrà continuare solo nel caso in cui venga aggiunta una modalità sedentaria, in cui possiamo giocare direttamente da casa. Non lo so, una sorta di palestre che possiamo battere direttamente con i nostri Pokémon. Possiamo allenare i nostri Pokémon senza l'utilizzo solamente delle caramelle, magari facendo delle lotte. Battere una Lega Pokémon potrebbe essere un'idea bellissima. Oppure addirittura una modalità che ci permetta di volare all'interno del gioco e spostarci come il fake GPS. Però vi devo dire che questo gioco secondo me è stato solamente una marchetta, una sorta di marketing che permetterà alla Nintendo di fare incassi record con i giochi che usciranno a novembre. La settima generazione hanno già superato il record di prenotazioni, quindi non credo che andranno ad investire su Pokémon Go, purtroppo. Ed ecco che ci ricolleghiamo all'ultima domanda, che non è stata fatta su Instagram ma è stata fatta su YouTube da Magidoff Cream Sky. Grazie della domanda e voglio rispondere a questa perché è molto interessante. Tralasciando la prima parte, mi chiede: farai Pokémon Sole e Luna? Questa domanda me l'avete fatta in tantissimi e, come vi dicevo prima, Pokémon Go è un marketing mirato per portare più gente possibile sulla settima generazione di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Da nostalgico, anche io vorrei assolutamente giocare, ascoltatemi bene, giocare a questi due titoli. Non li porterò probabilmente sul canale, perché li porteranno tutti al 100%. Il 70% degli youtuber streameranno Pokémon Sole e Luna, sono sicuro. Quindi non mi sento assolutamente di portare l'ennesima serie su YouTube, non la porterò assolutamente. Però mi devo comprare un 3DS e mi devo recuperare Pokémon Y, Pokémon X o Y, Pokémon Zaffiro, i remake sia di Zaffiro che di Rubino, e mi comprerò probabilmente Pokémon Sole e Luna. Però Pokémon secondo me non è un gioco da streamare, perché vi va a spoilerare tutta quanta la storia del gioco, e secondo me sarebbe meglio giocarla da soli. Potrei portare magari delle serie retro gaming, tipo su Diamante e Perla, tipo su Nero 2 che non ho giocato. Potrebbe essere un'idea molto molto interessante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e fatemi sapere la vostra su tutto quello che ho detto, quello che vi ha colpito, quello che condividete, quello che non condividete. Fatemi delle critiche, quello che volete. Però questo, ragazzi, è il FAQ, quindi è una sorta di discussione. Voglio parlare con voi, vi voglio dire quello che penso, e questo è quello che penso di Pokémon Go. Ho preso le domande più gettonate e secondo me più interessanti. Vi ricordo di lasciare un like per supportare questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e su Facebook per altre domande. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!